Ecco infatti le immagini relative alla partita di Brescia. Il Cesena avrebbe dovuto vincere, come già avuto modo di accennarvi in apertura di trasmissione, con il punteggio di 3-0, comunque con 3 gol di scarto per superare la Juventus. Ha cominciato con una certa determinazione in avanti la squadra di Marchioro, ma il Brescia è riuscito a controllare con disinvoltura le manovre dei romagnoli, anche se il portiere lombardo è stato di tanto in tanto impegnato. Poi le rondinelle bresciane sono cresciute con il sempre vivacissimo Salvi, che per il quale sembra che gli anni non debbano passare, e dopo aver ulteriormente controllato alcuni tentativi offensivi dei romagnoli portati con eccessiva lentezza per mettere in difficoltà la retroguardia del Brescia, il Brescia stesso è passato in vantaggio. C'è stata prima una avvisaglia con un bel traversone da sinistra, subito dopo lo sgusciante piccolo Salvi ha dato al centro per il tocco vincente di Nicolini, 1-0 al 24esimo del primo tempo. A questo punto la situazione era disperata per il Cesena, che ha continuato a buttarsi avanti a testa bassa, ma ha subito anche il gol del raddoppio al quinto della ripresa per opera di Mutti. Poi al 27esimo i romagnoli hanno raccorciato le distanze con Bertuzzo su calcio di rigore. Il risultato finale è stato Brescia-Battecesena.